Come and knock on our door. Come and knock on our door. We've been waiting for you. We've been waiting for you. Where the kisses are hers and hers and his. Three's company too. Come and dance on our floor. Come and dance on our floor. Take a step that is new. Take a step that is new. We've a lovable space that needs your face. Three's company too. You'll see that life is a ball again. Laughter is calling for you. Down at our rendezvous. Down at our rendezvous. Three's company too. Prego, non c'è un aspirapolvere più silenzioso? No, c'è solo questo. Aspira sottovoce, allora. Chrissy, dimmi una cosa. Sì? Quella mezza svitata che c'era ieri sera alla festa. Sì? Quella che saltava sui tavoli cercando di fare lo spogliarello. Sì? Ero io per caso? Sì. Oh! Oh! Che vergogna, Elinor mi odierà. Le ho rovinato la sua festa di fidanzamento. No, anzi, il mio cocktail deve averla stimolata. Pensa, le sono venute le doglie e l'hanno portata di corsa all'ospedale. Quando? Ieri sera? Certo, ha avuto un bel maschietto, grosso e col naso paonazzo. E come l'ha chiamato? Glenn Grant. Sai, era così ubriaca che credeva di aver avuto due gemelli. Questa che lingua! Vado a vomitare per te. Chrissy, è tutta colpa di quel tuo maledetto intruglio. Intruglio? Il mio cocktail era buonissimo. Ah, sì? E come mai allora ha corroso il mestolo? Taci, malalingua! Forse ho esagerato un pochino con le dosi. Forse non ci andava bene il gin, o la tequila, o il whisky, o il rum, o la vodka, o il... C'è un tizio lì dentro! Nel cocktail? Ma no, svegliati! C'è un uomo, un essere umano nella vasca da bagno! Nella vasca? Ma sì, vieni! Guarda! Hai visto? Sì! Che faccio? Chiamo la polizia? No! Potrebbe essere una delle tue vittime! E se invece fosse un ladro? Un ladro? Matricolato! Eh sì, è entrato dalla finestra, è scivolato sul sapone ed è caduto nella vasca. Bisogna trovare una soluzione. Sta per venire quella ragazza a vedere la stanza che ha lasciato libera Elinor. No, non ti agitare. Basterà che non la facciamo entrare in bagno, no? E se per caso le scappasse di rifarsi il trucco? Se lo farà scappare in una busta di plastica. Aspetta! Ecco. All'attacco! Avrà l'orologio impermeabile. Aiuto! Fermo, dove sei? Oh, l'acqua! Doccia! Nudo! No! Niente scherzi, eh? Il quartiere è circondato. Sì, è circondato. Buonasera. No, buongiorno. Santo cielo, è già mattino. Sì. Bene alzato, signorino. Scusa se ti faccio una domanda un po' sconcia, ma che cavolo sei? Scusate, mi chiamo Jack. Jack Tripper. Che umidità. Per favore, avete un asciugamani con disegni floreali? Eccolo. Grazie. Mi chiamo Chrissy. Ciao. E lei è Janet. Ah, ecco. Ora ho capito chi siete. Voi due eravate alla festa. No, veramente siamo state noi a dare la festa. Già, io ero uno degli ospiti. Mi ha portato un amico che non era stato invitato. Ah, e come sei finito nella vasca da bagno? Non lo so, non ne ho idea. Ricordo solo che ho bevuto due dita di un liquido verdastro e dopodiché è sceso il buio. Come lo capisco. A proposito, con voi non c'era un'altra ragazza, una bruna col seno unificato? Elinor, sì sì, è vero, è un maschietto. Non l'avrei mai immaginato. Beh, l'alternativa è una sola. Ora sarà meglio che tolga il disturbo, eh? Buona idea. Aspetta, non vorrei mica uscire in queste condizioni. Prima togliti i vestiti. Con tutto quel fracasso, non ho chiuso occhio. La notte voglio dormire. Lo so, anch'io mi sono rassegnata all'idea, Stanley.
Se almeno mi avessero invitato. No, meglio di no, ti sarebbe stato fatale. Quelle ragazze sono giovani, ti stroncherebbero. Come sarebbe? È già un miracolo se riesci a cavartela qui a casa nostra. Le caccio se non stanno attente. Guarda lì, guarda quella crepa nel soffitto, ma ti rendi conto? Accidenti se mi rendo conto, e come? È stato il terremoto di stanotte. Un terremoto? Ma non l'hai sentito? Tremava tutto quanto. Ah, è stato grandioso, molto eccitante. Eccitante? Sì, erano anni che il nostro letto non tremava così. Ellen, vuoi smetterla di pensare al letto? Pensa al soffitto. Questa è casa mia e devono chiedermi il permesso prima di fare una cosa del genere. Oh, andiamo, Stanley. Era solo una piccola festa. La festa d'addio per Eleanor che andava via. E c'è bisogno di far crollare la casa? Se tu te ne andassi, anch'io darei una festa. Ellen, è un vero peccato che tu non viva in India. Là saresti sacra. E soddisfatta. Comunque adesso vado su e gliene dico quattro. Beh, è giusto che lo faccia il padrone di casa. Appunto. Andrò su appena sarà asciutto lo smalto. Pantaloni, calzini, slip, nient'altro? Sì, ma non si può togliere. Tieni, Jack, puoi metterti questo. Grazie. Ma state scherzando? Era della nostra amica Eleanor. Non piaceva molto neanche a lei. Sì, ma... Non ci scandalizzeremo, sta tranquillo. Eccomi qui. Oh! Collezione primavera-estate. Almeno non sghignazzate. Che ne dici? Forse gli donerebbe di più se si depilasse. Se i miei amici mi vedessero conciato così, lo farebbero loro. Per favore, Janet, mettili nel forno. Sì. Anche gli slip. Nel forno? È il sistema migliore per asciugarli, no? Ah, attenzione a non bruciarmi il cavallo. Mm. Scusa, Chrissy, non avresti per caso un rasoio? Ti posso prestare il mio? Grazie. Ecco qui. Questo? Io non ho bisogno del contropelo. Hai anche della crema da barba? No. Beh, mi taglierò tutto. Oh, aspetta. Prova questa. Ah, ecco. Grazie. Va benissimo. Che cos'è? La cremina del giorno dopo. No, lascia. Stanno bene così. Il carbone serve per il freddo. Credevo che saltassero fuori come nei cartoni animati. Sono pronte le uova strapazzate? Sì, ma io le chiamerei massacrate. Sento un odorino. Che cos'è? La colazione, arrivi giusto in tempo. Ah, vi dispiace se li metto sotto il tavolo? Il gorgonzola a colazione mi nausea. Ah, allora li lascio qui. Buon appetito. Buon appetito. Di che si tratta? Dovevano essere uova strapazzate. Ah, davvero? Sì. Coraggio, non è l'aspetto che conta. Ma buone, sì, buone. Fanno proprio... Fanno schifo! Tu credi di saper fare di meglio? Beh, possiamo fare subito una prova. Vediamo cosa avete in casa. Allora, uova, sì. Burro, sì. Funghi, una cipolla... E lo spettacolo comincia. Quale spettacolo? Uova al madera di Funchal. Sai bollire un uovo? Non ci ho mai provato. Faceva tutto a Eleanor. Che brave massaie. Di un po', Jack, ma sei davvero capace di cucinare? Certo, cara. Sto studiando per diventare uno chef di gran classe. Avete davanti a voi il Michelangelo culinario del XX secolo. Oh, un artista dei fornelli. Già, anche noi... Anche noi abbiamo avuto il neoclassicismo, il surrealismo, il quiche, il ketchup, la mostarda... Interessante. Ora, per metterci il mio tocco di classe, mi servono delle briciole di pane. Sì, ce n'è qualcuna nel mio letto. Quelle puoi tenertele. Le preparo da me.
Ma che sciocchezza, non si preparano le briciole di pane. Il pane le briciole se le sbriciola da sé. Janet, vino. Mi servirebbe del vino, ne hai una bottiglia? No. Ah, potrei metterne insieme una con gli avanzi della festa. Bene. Jack, deve essere tutto dello stesso colore? Sì. Scusa, Chrissy. Potrei avere un cucchiaio raso di latte? Certo. Come raso? E come non detto, non fa niente. Chi è? Sono la signora Roper. Ah, si accomodi. Ma non chiudete la porta a chiave? Sì, quando non sono ubriaca. Oh, non dovreste correre rischi. Ultimamente ci sono stati parecchi furti nel quartiere. Ah, sì? Ah, senti, mia cara, sono venuta a proposito di tutto quel fracasso che avete fatto ieri sì, sera. Sì, ha ragione, signora Roper, mi dispiace tanto. Volevo scendere a dirglielo. Direttamente dalla crepa del soffitto, certo. La musica a tutto volume passi pure. Ma le bestemmie e le parolacce, no. Le assicuro che non c'è stata nessuna volgarità. Perché non hai sentito quelle che ha detto mio marito? Immagino. Però non eravamo solo noi a fare rumore. Lui batteva sul soffitto con una scopa. Lo so, ma la prossima volta cercate di fare meno chiasso. Lo sai com'è fatto quel Barbagianni. È tutta colpa tua, Ellen. Non voglio che la mia casa diventi un bordello. Pensa che lui non lecca il retro dei francobolli se davanti c'è un'immagine femminile. Allora, questo vino? Oh, salve. Salute. Tieni e sbrigati, muoio di fame. No, no, fallo restare. Ma chi è? Ah, una nostra amica che è rimasta a dormire qui ieri sera. Le vostre amiche sono tutte così? Sì, sì, lo so, è vero, è struccata e fa un po' di Janet, passione. Quel tizio. Ora scenda e dica al signor Roper che non sentirà più nulla in contrario. Rumore. Niente feste, niente turpiloqui. Non si tocca. E così studi culinaria? Sì, fino alle 2. Nel resto del tempo faccio lavoretti saltuari. E tu che fai di bello? Io lavoro in una piscina. Ah sì? Fai la bagnina? No, dattilografa e guardarobiera. La dattilografa? E quanto guadagni battendo? È poco, ma la macchina la mettono loro. La macchina. Beh, sai, devo ammettere che è un vero peccato, Chrissy. Cosa? Fare la dattilografa? Nascondere certe meraviglie. Guarda che ti si bruciano le cipolle. Sì. Janet invece lavora da un fioraio. Sì. Non è romantico? Sconvolgente. Vado io. Una dattilografa, l'altra fioraia e io culinaria. Ciao. Patricia Crawford. No, io sono Chrissy Snow. Che spiritosa. Io sono Patricia Crawford, sono venuta per l'appartamento. Ah, sì, certo, ti aspettavamo. Ecco, allora, il bagno è di là. Io non ne ho bisogno. Ah, no? Un uomo, di sopra, vestito da donna. Vestito da donna? Portava una vestaglia corta fino al ginocchio, ma non ci sono caduta. Ma sei sicura che fosse un uomo? Oggi non è facile distinguerlo. Io li riconosco a prima vista. E poi aveva una caratteristica inconfondibile dell'altro sesso, i peli sul petto, neri, rigogliosi, come devono essere. Boh, questo non significa niente, li ha anche tua madre. Ad ogni modo non mi importa se ci credi o no, per me quello è un uomo. Chissà che staranno combinando là sopra. Ah, probabilmente qualche bel giochetto di quelli che riescono bene solo quando si fanno in tre. Ma adesso basta, eh? Quando è troppo è troppo. Ora vado su e vedrai se non lo sbatto fuori. Attento che non ti sbatta lui. Sì, è piccola, certo, ma tanto passerò la maggior parte del tempo a chiacchierare con voi ragazze. Già. Ecco, questa è la cucina dove chiacchieriamo tutto il giorno. E questo è Jack Tripper. Salve. Cos'è, un optional? No, l'abbiamo trovato nella vasca da bagno. Davvero? Certo. Una notte trovai un uomo nel mio letto. Era completamente nudo, tutto villoso. Una scena raccapricciante, disgustosa. Ha abusato di me per 3 volte. Vi assicuro, è stato un vero incubo. Non se ne voleva più andare. Forse se avesse acceso la luce. Ecco, senti. Dunque, Patricia. Oh, le mie amiche mi chiamano Cicciolina. Ah, sì, molto carino. Allora, Cicciolina, il fatto è che
Noi stiamo aspettando altre ragazze che vogliono vedere la stanza. Davvero? No, come? Non te lo ricordi? D'accordo, allora potrei tornare domani. Sì, ma... Allora, dov'è? Di chi sta parlando? Ah, eccoti qua. Cicciolina, ti presento il signor Roper. Guarda, bello, che a me non mi incanti, sai. Lui è il nostro padrone di casa. Oh, lieta di conoscerla. Stavo giusto dicendo alle ragazze quanto togli è bello. Togli di quei vestiti. Come dice, scusi? Fa lo spiritoso. Coraggio, fuori il malloppo. Ma chi vuoi prendere in giro? Chiunque capirebbe che è tutta roba posticcia. Voglio vedere come va a finire. Ma chi credi di imbrogliare con quelle... Sì, signor Roper, capita che le donne abbiano del morbido davanti. Sono anni che sua moglie cerca di ricordarglielo. Rimbalza! Ridone, ma come si permette? No, mi scusi, io credevo che fossero vere, cioè finte, sembrano finte. No, 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 aiuto, aiuto. Insomma, sembrano un paio, cioè una coppia di... Oh, santo cielo! Ellen! 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 Quel vecchietto mi ha toccato i pettorali. Peccato che si sia fermato lì. Gli avranno propinato un afrodisiaco. No, no, me ne vado. Non riuscirei a vivere sotto lo stesso tetto con un uomo che va toccando i seni senza neanche chiedere il permesso. Venite a tavola. Oh. Chrissy, tesoro, tu siediti qui. Ah, che delizia. E io? Zitta e mangia. Spero che vada bene. Purtroppo è il massimo che ho potuto fare con gli avanzi e le briciole. Godete, godete. Squisito. Non è niente di speciale, qualunque genio poteva farlo. La mia specialità sono le langoustines grillées au beurre safrané avec la salade du set. Che cos'è? Francese. Alla fine del corso, j'espère di riuscire ad aprire un restaurant de classe per le persone capaci di apprezzare i conti salati. Ma lo sai, Jack, che non fa neanche tanto schifo. Grazie. Sai, purtroppo al dormitorio non ho molte possibilità di fare pratica. Perché? Abiti al dormitorio? Sì, finché non troverò qualcuno con cui dividere l'affitto di un appartamento. Anche tu stai pensando a quello che penso io? Credo di sì. Benissimo. Allora, senti, Jack. Che cosa ne diresti? Sono già d'accordo, Chris. Sì, ma prima è meglio che ne parliamo a quattro occhi. Vuoi scusarci un momentino? Oh, scusa, Ma che c'è? Io non trovo niente da dire. Secondo me sarebbe il compagno ideale. Lo credo anch'io. Allora diciamoglielo, no? No. Prima di prendere decisioni è meglio considerare i vantaggi e gli svantaggi. Va bene. Allora, primo, è un ottimo cuoco. Vantaggio. Secondo, è una sicurezza per noi averlo in casa. Vantaggio. Terzo, è molto carino. Vantaggio. Svantaggio. Perché? Per la tua incolumità. Non hai visto come ti guardava poco fa? Io ti conosco, Chrissy. Tu hai un punto di fusione piuttosto basso. È vero. Hai visto con poca roba che razza di piattini ti prepara? E poi ricordati di Frank. Lo so. Ma Frank sembrava così carino. Diceva che aveva bisogno di molta tenerezza. Già, e se la faceva dare da tutte le ragazze. Da tutte hai ragione. Che stupida. Ma con Jack sarò invulnerabile. No, non ci credo, non ci riesci. Lo so, è più forte di te. Quindi la soluzione è una sola, non abbiamo altra scelta. Certo, tu dovrai essere forte anche per me. Eh? O cedere al mio posto. Il bello uccellino. Ma te l'assicuro, Ellen, era una donna. Io ho le dita molto sensibili. Senti, io un maschio sono capace di riconoscerlo anche al buio. Questione di memoria, naturalmente. Cosa vorresti dire? Che non mi ricordo più come si fa un incontro ravvicinato del primo tipo. Il bello uccellino. Sai una cosa, Ellen? Secondo me tu hai sempre sofferto di amnesia.
Senti, lasciamo stare, Stanley. Comunque, quello è un uomo. È una è donna, un uomo. Ma se ho visto, l'ultima anche volta ho toccato, che hai toccato con mano, era una donna, 1800. Ti dico. Abbiamo votato e hai vinto. Allora, posso trasferirmi qui da voi? Eh? Ma dite sul set. Sì, certo. Naturalmente dovrai dividere tutto quanto. Mm-mm. Con piacere. Ehi, chiariamo il senso. L'affitto e la bolletta del tempo. Ah, cose spirituali, ma sì, certo, naturale. Sì, ecco, allora, che ne dici? Vorrei un po' di tempo per pensarci. Sì, accetto. Ma riga dritto e non farti venire strane idee. Questa è la tua stanza e questa è la nostra. Fai una sola mossa falsa, carino, e ti diamo in pasto al signor Roper, chiaro? No. Puoi trasferirti qui quando vuoi. Ah, salve. Scusate il disturbo, ragazze, ma io e mia moglie stiamo animatamente discutendo su una piccola questione di sesso. Vuole che le prestiamo un libro? Ma no, non mi serve nessun libro. No, si tratta di lui. Di lui? No, non è quella che ho visto. No. La riconoscerei subito. No, non è lui, non è. Jack, questo è il nostro padrone di casa. Fa sempre così agli estranei. Ah, salve, Jack Tripper, il nuovo No, figlio. Quella che ho visto io era completamente... Ma lei è un uomo! Beh, che male c'è? È impazzito convivere con due ragazze no, aspetta, in casa sarà mia. Sarà una cosa del tutto platonica. Non mi interessano i platani. Ma che vuol dire? È come succede tra me e te. La radice di platonico non viene da Platano, ma da un filosofo che non aveva radici. Anche se fosse, non mi piace lo stesso. Ah, va bene, vado a rimettermi i pantaloni. Anche così non è niente male. Se non aveva cattive intenzioni, perché se li è tolti? Chissà, probabilmente per far riposare il cavallo. Mi dispiace, Jack. Già, anche a me. Quel signor Romper è peggio... È peggio di un negriero. Ah, scottano! Vecchio ipocrita, falso moralista, avrei voglia di prenderlo a sberle, io. Io non ho niente in contrario. Non ti dispiace? No, anzi, sarei felicissima. Sul serio? Sì, certo. Andiamo a sberlarlo. Ti seguo. Signor Roper, voglio dirle una cosa. Non abiterei sotto il suo tetto. No, lascia stare, figliolo. Janet mi ha spiegato tutto. Scusami se ti ho fraintesa. Oh. Puoi trasferirti quando vuoi. Ah. E speriamo che ti trovi a tuo agio fra queste due birichine. Arrivederci. Arrivederci. Si può sapere che gli hai detto per fargli cambiare idea? Facile. L'ho convinto che tra Jack e noi non potrà mai succedere niente. Ma come cavolo hai fatto? Oh, gli ho detto che Jack è un ragazzo molto serio, rispettabile e che è convalescente da un'operazione. Un'operazione? Sì, è a Casablanca, ma è riuscita a metà. Sul petto non ha attecchito. Casa... Oh. Sei pazzo. Era l'unico sistema.